Salve ragazze, volevo farvi vedere gli ultimi acquisti. Allora, prima di tutto avevo visto su YouTube molte ragazze americane che usavano questo prodotto, il Bioderma. Ecco, struccante occhi, viso, è stato da me acquistato, finalmente l'ho trovato e l'ho acquistato in farmacia. È un prodotto molto molto valido. Comunque ho iniziato a utilizzarlo adesso, poi vi saprò dire, le recensioni comunque sono molto positive. Poi ho trovato finalmente, anche questo è un altro prodotto che avevo visto su YouTube, il rossetto della Make Up Forever, il numero 48. Ecco, questo era un rossetto che ho visto pubblicizzato, un colore, questo è il packaging, tipicamente invernale, che adesso va moltissimo e devo dire che è un rossetto molto molto carino. Devo dire la verità, la Make Up Forever fa delle cose veramente buone e con un rapporto qualità-prezzo anche eccezionale, perché questo rossetto penso di averlo pagato sui 22-23 euro, se non vado errato. Poi ho trovato, e questo sì, in un negozio di cinesi, tra l'altro, lo Splendor Balsamo ai fiori di mandorlo e karité. Per i capelli secchi e danneggiati. Di questa linea ho utilizzato un altro balsamo e mi sono trovata veramente bene. Adesso proverò. E è stato pagato solo 0,99 centesimi. Non avevo, mi era finito il deodorante e ho trovato questo della Nivea Angel Star. Proveremo. Il profumo è davvero molto molto buono. Adesso proverò e vedremo come deodorante com'è. Poi sono andata dalla Yves Rocher e ho preso due bagnoschiuma. A dire la verità ne avevo preso tre perché erano in offerta e uno lo sto utilizzando e devo dire che è davvero eccezionale. Sono per la doccia. Questo è il primo. E questo è il secondo. Ma non finisce qui. Kiko. Allora, da Kiko ho acquistato, premesso, erano in offerta gli ombretti. E allora ho acquistato questo ombretto opaco, marrone, il numero 120. Gli ombretti venivano 3 euro l'uno. A dire la verità, più o meno dello stesso colore ho quello della MAC, però così almeno da avere un'alternativa. Io utilizzo molto i toni del marrone. Poi ho preso degli smalti, questi non erano in offerta. Ho preso il classico smalto bianco perlato, il 204. Questo rosso che è un dupe del Rouge Noir di Chanel, che è il 225, e il marrone 324. Sempre dalla Kiko ho poi acquistato il mitico Kajal numero 100. Tra l'altro, le matite sono tutte in offerta a 2,90 euro. Anche questa l'avevo già utilizzata ed è una matita Kajal molto molto valida. Questo è tutto quello che ho acquistato dalla Kiko. Ieri poi sono passata dalla OVS e anche qui
ho fatto degli acquistucci. Intanto il gel, o meglio il top coat, da utilizzare sullo smalto. E anche questo l'avevo già provato, ne avevo pochissimo, quindi un po' impatoccava, non riuscivo a metterlo bene perché appunto stava terminando. E quindi l'ho riacquistato. Ho acquistato il mascara, mi era finito, anche questo, su questo mascara su YouTube ci sono tantissime recensioni, è un mascara ottimo, ha questo scovolino enorme che a me piace molto perché effettivamente volumizza tantissimo ed è il classico I Love Extreme della Essence, chiaramente. E ho trovato il pennellino per questo fatto così, per stendere l'ombretto o comunque l'eyeliner. Questi sono gli ultimi acquisti. Adesso però poi continuerò perché comunque devo ancora terminare tutti gli acquisti natalizi perché sono proprio indietrissimo con i regali. Devo però confessarvi che a me piace molto girare per i negozi il giorno della vigilia di Natale. È una cosa proprio che mi piace molto, come nei film americani che la vigilia a New York vanno tutti nei negozi per fare acquisti. E a me piace molto, però effettivamente questo poi comporta che si debbano prendere i regali che si trovano, nel senso che effettivamente su alcune cose non c'è poi una grandissima scelta. Adesso i regali, ho già fatto il regalo a mia mamma, il regalo a mio figlio Alessandro, il regalo alla mia collega, adesso ho da fare degli ultimi regali a delle mie carissime amiche e il regalo a mio marito, che sarà problematico perché non so mai cosa regalargli. E niente, a questo punto vi saluto, vi faccio tantissimi auguri di buon Natale, sicuramente ci vedremo in queste feste, non so se prima della vigilia di Natale riuscirò a fare un altro video, molto probabilmente sì, perché in giro per negozi, per regali, salta sempre fuori qualche acquisto per me. Buon Natale, ciao!